Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici, a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile, la trasmissione che ogni giovedì su questa rete in prima serata parla di salute e lo fa ospitando in diretta i migliori specialisti, non soltanto abruzzesi, disponibili a interagire con voi, a dialogare con voi, a rispondere alle vostre eventuali domande. Questa sera parleremo di ictus, una grave emergenza medica che richiede interventi tempestivi e che può causare danni importanti come gravi invalidità cerebrali, anche permanenti, può causare disabilità croniche, può causare perfino la morte. Secondo i dati dell'Osservatorio Ictus Italia, ogni anno nel nostro paese vengono colpite dall'ictus cerebrale, che poi è il più diffuso, quasi l'80% di tutti gli ictus. Dicevo, ogni anno vengono colpite in Italia circa 120.000 persone. Fortunatamente negli ultimi anni i trattamenti hanno fatto notevoli passi in avanti. E pensate che solo poco più di 20 anni fa questa patologia era riconosciuta, era giudicata come intrattabile, invece oggi viene trattata e viene trattata con risultati positivi. Proprio di nuovi trattamenti per quanto riguarda la fase acuta e superacuta dell'ictus vogliamo parlare in questa trasmissione, in questa puntata di Pronto Medicina Facile, grazie alla competenza del nostro graditissimo ospite. Buonasera e bentornato nei nostri studi al dottor Vincenzo D'Egidio. Buonasera, dottore. Buonasera a lei, ben rivisto, ben Come sta? Sta trovato. bene? Per forza, noi dobbiamo stare bene per forza, non sappiamo cos'è la malattia, andiamo avanti. Noi abbiamo a Giornata che fare. pesante. Abbiamo una giornata pesante che abbiamo fatto un'urgenza oggi pomeriggio, adesso i miei sono in azione per il trattamento di un ictus che viene dalla regione Molise. Vedo che è collegato in tempo reale col telefonino con i suoi collaboratori. Dottor Vincenzo D'Egidio, direttore Unità Operativa Complessa di Radiologia e Neuroradiologia Vascolare ed Interventistica Ospedale Civile di Pescara. Intanto le chiedo, è finito il ping pong, il suo ping pong personale Pescara-Teramo-Pescara? Il problema di fondo è che io tornai la prima volta a Teramo, perché Teramo, avendo tutte le branche specialistiche, poteva essere assoggettata a un DEA di secondo livello. Poi a un certo punto mi resi conto che purtroppo non era proprio così, ma Pescara sarebbe diventato il DEA di secondo livello, e quindi, bontà vostra pescarese, anche se io sono pescarese, mi avete riaccolto, devo dire anche in maniera ottima, e quindi. Più che altro non era tanto dove andava il dottor Diegito, ma dove sarebbe servito quello che faceva il dottor Diegito. Quindi probabilmente pescare la collocazione Comunque, naturale. adesso è definitivo a Pescara, Pescara. Pescara. Proprio nelle ultime settimane il reparto da lei diretto si è arricchito di macchinari importanti, no? Sì, abbiamo fatto una conferenza stampa con il dottor Armando Mancini, che è il direttore generale della ASL di Pescara, che ha fatto di tutto per riportarmi a Pescara, e abbiamo messo due apparecchiature nuove, siamo in due TAC nuove da 128 strati, e quindi sono esami che vengono eseguiti nel più breve tempo possibile, perché per noi il tempo è fondamentale, perché abbiamo a E che poi ne fare parleremo. con le patologie tempodipendenti, e siamo addirittura d'arrivo per l'acquisto di una risonanza a 3 Tesla, che è un apparecchio che una volta veniva Importante. acquistato solo negli istituti a carattere scientifico e nelle sedi opportune universitarie. Uno degli obiettivi anche di questo ammodernamento delle apparecchiature a vostra disposizione è l'abbattimento delle liste d'attesa. Noi abbiamo questo, sì, è vero, il problema va inteso anche in quel senso: noi abbiamo già ridotto negli ultimi 6 mesi del 22% le liste d'attesa, perché è stato possibile aprire l'ospedale per l'utenza esterna fino a mezzanotte, cioè noi abbiamo ripreso l'abbattimento delle liste d'attesa con un orario 20-24, grazie a tutti i miei collaboratori, infermieri e tecnici, che mi hanno permesso di poter estendere questo fuori dall'orario di servizio istituzionale, che dopo scatto la reprimenda, c'è cioè la guardia, la possibilità di abbattere le liste d'attesa sia per l'attacco che per la risonanza. Ma abbiamo fatto anche un altro tipo di procedimento, abbiamo seguito una procedura particolare. La procedura particolare consiste nell'andare a analizzare non tanto la patologia, ma
a seconda quelle che sono le classificazioni del Ministero della Salute, ma vedere anche il paziente. Faccio un esempio: un paziente che ha una lombociatalgia acuta non deve per forza eseguire l'esame nel più breve tempo possibile, ma un paziente che ha una lombociatalgia acuta ed è neoplastico, io devo avere la possibilità di ottimizzare al meglio l'esecuzione dell'esame, ma giustificare nel più breve tempo possibile. Quindi in questo modo abbiamo, e devo dire anche con la grande collaborazione dei medici di base che hanno recepito questo discorso. Quindi reparto che porta avanti anche collaborazioni importanti, tipo quella con l'Università di Chieti. Noi siamo adesso anche con l'Università del Molise. Sì, noi siamo entrati nel piano formativo dell'Università, dell'Istituto di Radiologia diretto al professor Cotroneo di Chieti, e abbiamo da poco stipulato un convenzionamento per le patologie tempo dipendenti con la Regione Molise, cioè il governatore della Regione Molise ha stabilito di poter usufruire per i trattamenti che facciamo noi a Pescara, sia nell'ictus ischemico, cioè quando si chiude un vaso, che in quelle emorragie, quando invece si rompe una malformazione, la possibilità di poter interagire, quindi dalla Regione Molise noi prendiamo anche questi pazienti. È il caso che state trattando, viene dal Molise. Viene proprio dal Molise. Il dottor Vincenzo D'Egidio è a vostra disposizione fino alle 22.30. Noi abbiamo scelto come argomento di questa puntata l'ictus, parleremo in particolare dell'ictus cerebrale. Comunque il nostro specialista è a vostra disposizione anche su altre tematiche, su altri argomenti che ovviamente riguardano la sua sfera professionale di competenza. Potete telefonare allo 0871 58 73 230 oppure 58 73 235. Potete anche scrivere al nostro indirizzo mail che è salute@rete8.it. Io avevo preparato una clip da farvi vedere, un estratto da un film, tra l'altro uscito proprio in queste settimane nelle nostre sale, per introdurre l'argomento di questa puntata, però alle 21.38 do spazio e volentieri alla prima telefonata della serata. Pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera signora, da dove chiama? Buonasera a tutti, buonasera, chiamo da Teramo. Sì, buonasera. Io chiamo perché il dottor D'Egidio, adesso che l'ho visto in TV, stavo seguendo la vostra trasmissione casualmente, sì, ha salvato la vita a mio marito 9 anni fa. Mio marito è stato colto da un aneurisma cerebrale nella notte e il caso ha voluto che il dottor D'Egidio di notte avesse un intervento non programmato, ovviamente quelli di notte non sono programmati, e quindi lo abbiamo trovato in ospedale e ha salvato la vita a mio marito. Sì, voleva ricordare questo episodio. Sì. Sì. Io chiamo, cioè adesso che ho visto che c'era la trasmissione e che lui è ospite, io chiamo perché vorrei rivolgere al dottore una domanda. Prego, faccia pure. Perché ha lasciato Teramo? Ovviamente noi teramani sentiamo la sua mancanza. È la stessa domanda, che è lo stesso interrogativo che ci eravamo posti noi dell'area metropolitana Chieti Pescara quando aveva lasciato Pescara, adesso è tornato da noi. Sì. Dottore. Io non ho capito bene quando ho fatto questo intervento, ma non è importante, l'importante è che marito della signora. Mi fa piacere che suo marito... Mio marito si chiama Enrico. Ah, ho capito, ma è successo tanto tempo fa. 9 anni fa. 9 anni fa, perfetto. Come sta? Mio marito sta bene, è tornato a fare tutte le sue attività nonostante ha subito un'operazione di, ai tempi mi sembra che sia durata 3 ore e mezza, 4, e è stato in rianimazione per 15 giorni e dopo tutto ciò è tornato a condurre una vita normalissima grazie alla sua competenza, prof. Non è competenza, perché adesso, dato che siamo in tema, la voglio dire proprio tutta. Il dottore, cioè per noi, per me e per mio marito, non è soltanto un prof competente e dire poco. Lui è stato molto disponibile, gentile, sempre presente in quei giorni nel supportare il momento più difficile della nostra vita, ovviamente. Mio marito, che non si era accorto che io ero
in trasmissione è qui e se volete ve lo passo. Signora, faccio la domanda se la deve fare, visto che, anche perché sì, io devo fare... andare avanti con la trasmissione, probabilmente certo, vedo... mi sono dilungata, ma lei capisce. No, io la capisco perfettamente, la ringrazio tantissimo di questa telefonata, ci fa piacere. Sì, io la domanda l'ho fatta, praticamente perché se n'è andato da te, no? Sentono, sì, sentono la sua mancanza. Sì, ok, grazie, in bocca al lupo a suo marito. Perché ha lasciato Teramo, dottor D'Egidio? Dunque, io... A prescindere dal fatto che vivo a Teramo, cioè la maggior parte dei miei giorni torno perché ho moglie e figli a Teramo, quindi moglie e un figlio a Teramo, quindi torno a Teramo. Io non ho lasciato Teramo per un motivo particolare, io ho un'altra idea della sanità. L'Abruzzo è 1.300.000 abitanti, se sì, non sbaglio. Sì, più o meno sì. E, come mi dicono i miei amici che lavorano a Niguarda o al Careggi o al Gaslini, dovrebbe essere un unico, ci vorrebbe essere un'unica struttura sanitaria che cura certe patologie in un unico punto. Cioè, faccio l'esempio, Firenze e provincia sono 1.300.000 abitanti, c'è un centro unico che cura queste patologie, che io pensavo all'inizio della mia carriera che fosse una nicchia delle patologie, invece mi sono reso conto, probabilmente abbracciando anche fuori la regione. Io sono stato, mi misi a disposizione con il mio ex direttore generale, l'avvocato Fagnano, mi misi a disposizione per poter continuare a collaborare con Teramo, poi lui in parte anche giustamente ha fatto un'altra scelta, spero che vada bene per quello che lui ha deciso di fare, ma io sono a disposizione, noi vediamo a Pescara una marea di teramani, quindi... Cioè, voglio dire, il problema della non distanza... Non tocchiamo logiche di amministrazione politica sanitaria. Esatto. Quindi io sono comunque a disposizione. Non... La scelta è stata fatta in quanto Pescara è l'ospedale che ha la più alta densità metropolitana, è l'ospedale che ha il più alto numero dei posti letto, è l'ospedale che probabilmente ha la conformazione, diciamo, l'habitus per essere un DEA di secondo livello. Ma questo non preclude nessun tipo di possibilità di rapporto con certo. Teramo e provincia. Grazie dottore D'Egidio, un saluto alla signora, grazie. L'amica di Teramo, in bocca al lupo al marito. 21:43, altra telefonata, pronto rete 8? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Da Roseto. Buonasera. Allora, una domanda. Prego. L'ipertensione arteriosa trattata farmacologicamente, in che percentuale previene l'ictus rispetto all'ipertensione non trattata? Sì, resti in linea perché se le deve fare qualche domanda il dottor D'Egidio. A prescindere dal fatto che non, l'ipertensione, come il colesterolo, come i trigliceridi, non sono delle cause di ictus, sono dei fattori di rischio. Cosa significa? Che aumenta il rischio della possibilità di avere l'ictus. È chiaro che un'ipertensione trattata farmacologicamente ha una percentuale di morbilità legata all'ictus molto più bassa rispetto a un'ipertensione che non viene trattata. Io faccio sempre lo stesso riferimento, l'ipertensione va trattata prima di tutto a tavola, perché nasce da lì l'ipertensione. È chiaro che la prima causa, io ho trattato molti casi con l'ictus e mi sono reso che il 60% di queste persone avevano l'ipertensione, quindi è meglio trattarla farmacologicamente perché quantomeno eliminiamo uno dei fattori di rischio più importanti. E poi ci vorrebbe una qualità di vita ottimale muovendosi con una dieta più vegetariana, povera di carni rosse, povera di glucosio, insomma ricca di fibre, che permetterebbe sicuramente una prevenzione di tipo anche secondario sulla possibilità di avere l'ictus. L'ictus è un problema importante in quanto è una malattia altamente invalidante e la seconda, le malattie cardio-neurovascolari, come hanno stabilito la società del Nord America, le hanno unite, anche se io dico che se la testa sta sopra il cuore, il Padre Eterno ha un motivo... Ci sarà per cui la messa sopra al cuore, quindi è importante perché il problema dei reliquati dell'ictus è che portano a una qualità di vita completamente differente, quindi bisogna eliminare tutte, poi non è che ne sono molti i fattori di rischio, ne sono 4-5 tra cui l'ipertensione arteriosa. Se ha l'ipertensione arteriosa essenziale le conviene trattarla farmacologicamente. Il nostro amico di Roseto è soddisfatto, va bene così? Grazie. Grazie a lei. Allora, vi avevo preannunciato una clip tratta da un film francese del 2018, sta arrivando, è arrivato nelle nostre sale proprio in queste settimane, è l'emblema dell'argomento che trattiamo, un imprenditore, un manager colpito da ictus. Vediamo questa clip e poi ne parliamo con il nostro ospite. Buongiorno signor Baflet. Tu non dici mai grazie, vero? No, mai. Ci sono due errori.
È tardi. No, deve riposarsi. Mi riposerò quando sarò morto. Signore, ehi, signore! Va tutto bene? Mio padre ha avuto un ictus. Non è sempre una cosa grave. La samba della notte verde. Per la notte verde, la samba. Sta sfarfallando completamente. Facciamo qualche test. Eliotropio, martedì, chichirichì. Tranquillo, non è uscito niente sui giornali. Ora ti lecco. Devo andare dalla psicopatica. Via! Vai! Quando non ricorda una parola, cerchi un'altra strada. Se il mare è in tempesta, la barca resta in... Porco? Quasi. Come si sente oggi? Voglio cucire da qui. Buongiorno, signore. La trovo davvero in ottima forma. Ah, c'è un buon... Ho la 4 perché l'aiuti e quando non le servo più sparisce. Sono 3 anni che studio perché un giorno tu possa essere fiero di me. Non si usa così la gente, non si fa. Sono toffuto senza di lei. Ti cerco da più di un'ora. Mi sono completamente terso. Questo sarà la tua memoria. Lì c'è la casa, quello sei tu. Così non ti puoi perdere. Mazie. Mazie Grill. Signore? Un tè e rasta. Bella, fratello. E questa era la clip tratta dal film Parlami di te, che abbiamo scelto per introdurre l'argomento ictus. Forse stasera ne riusciamo a parlare poco perché ci sono altre telefonate per lei. Pronto, Rete 8? Buonasera. Buonasera, da dove chiama? Sono Domenico Silla. Oh, dove è stato tutto questo tempo che mi ha trascurato? So, da Sulmona. Ma io mi sono visto tutte le repliche anche senza le chiamate dirette televisive. Ho capito. L'ho sempre seguita. Sì, grazie, grazie Domenico. Come sta? Sta bene, sì? Discretamente, un po' di acciacchi li ho avuti anche io in questo Va tempo. Bene. Faccio la domanda per il dottor D'Egidio. È ben risentito. Allora, sì. Allora, malformazioni anatomiche a parte, perché può accadere che ci si nasce predisposti per determinate patologie, esiste una buona prevenzione per questi accidenti cerebrovascolari? Quanto fa una buona dieta e una sana vita sportiva? Allora, grazie professore. Grazie a lei. Grazie a lei. E non mi trascuri più, prego. E fa tanto, fa più del 70%, anche se poi... poi faremo un cenno a parte sul problema genetico. Molte di queste patologie cardio-neurovascolari hanno una genesi, hanno una base su, di tipo genetico, tant'è vero che noi stiamo iniziando la possibilità di iniziare il trattamento del recupero dell'ictus con l'inoculazione delle cellule staminali. È un progetto molto ambizioso che stiamo portando a termine con i colleghi della Stroke Unit e con altri colleghi. Il problema della prevenzione, la prevenzione è la cosa più importante. È chiaro che una dieta equilibrata, un'attività fisica, eliminare il fumo e, come ho detto prima, fibre grezze, eliminare gli zuccheri, porta sicuramente a una riduzione dei fattori di rischio. State attenti che non sono causa ed effetto, cioè non è che uno se riduce di fumare non gli viene l'ictus. Il problema è che vengono considerati fattori di rischio, quindi questi fattori di rischio, essendo dei fattori e non delle vere e proprie cause, vanno ridotti notevolmente, perché rimane sempre una piccola percentuale di casi in cui è possibile incontrare questi accidenti cerebrovascolari, che vanno dal TIA, che è un attacco ischemico transitorio che non supera le 24 ore, fino a un vero e proprio ictus o attacco apoplettico. Credo di non avere più in linea Domenico Silla, perché ho visto che la telefonata è stata chiusa, se non sbaglio, giusto così? Sì, mi dicono che non ho più il nostro telespettatore di Sulmona in linea. Allora, ripartiamo da capo. Breve didattica pura, che cos'è e com'è classificabile l'ictus, dottor D'Egidio? Tra l'altro che cerebrale è quello più diffuso, 80% dei casi sono tutti di ictus cerebrale, ho sbagliato. L'ictus, la definizione proprio di ictus è colpo, tant'è vero che una volta veniva chiamato colpo apoplettico, cioè cosa significa? Che l'ictus su base ischemica, legata a un'occlusione improvvisa di un vaso, porta l'occlusione, quindi non passa più il sangue che serve a irrorare il tessuto da cui dipende quel vaso. E quindi questo dà origine a quella che veniva erroneamente chiamata necrosi, quindi l'infarto cerebrale, che può avvenire in ogni parte del corpo. L'ictus su base ischemica può essere di tipo miocardico, può essere a livello cerebrale. L'altra forma è l'ictus emorragico, che è cosa completamente opposta, che è legata a una rottura di una malformazione esistente, tipo aneurismo MAB, per cui fuoriesce il sangue, essendo il sangue intraparenchimale o a livello dello spazio subaracnoideo,
può determinare una patologia con una sintomatologia pseudo-ictale. Naturalmente l'ictus, se voi leggete quella diapositiva, vi rendete conto dell'importanza che ha. Tenete presente, io non l'ho portata, ma gli americani hanno stabilito cosa costa le conseguenze di una patologia ictale. Ha un costo sociale esorbitante, tant'è vero che in America mi hanno raccontato che all'aeroporto di Chicago ci sono i tre sintomi classici dell'ictus ischemico, cioè l'emiparesi, cioè non muovere più un lato del corpo destro o sinistra, la deviazione della rima buccale e l'afasia, cioè non parlare più. Questi tre sintomi attivano subito, sia in America che in Francia, hanno attivato dei numeri verdi per cui mettono in comunicazione direttamente il centro più vicino per poter essere trasportato il paziente lì. Questo perché? Più in America che nei paesi europei stanno attenti a quello che è il costo sociale, l'inabilità più o meno temporanea o a distanza di un paziente è un costo sociale che si riversa su tutta la popolazione, quindi è molto importante la prevenzione, è molto importante la terapia, è molto importante intervenire subito per poterlo fare. E per intervenire subito, come vedete, il fine del nostro trattamento endovascolare è quello di ridurre la mortalità e l'invalidità dei pazienti attraverso la più veloce ricanalizzazione dell'arteria occlusa per riperfondere quel tessuto che non era più perfuso. Questo è il nostro fine ultimo. Ed è quello di cui parleremo. La interrompo perché è 21.52, ho un'altra telefonata per lei. Pronto, Rete 8? Sì, buonasera. Sì, da dove chiama? Da Teramo. Sì, buonasera. Prego. Volevo fare una domanda al dottor Radicchio. È tutto suo, prego. Grazie. Pronto? Sì, faccia la domanda, l'ascoltiamo. Sì, buonasera, chiamo da Teramo. Sì. Senta, volevo chiedere al dottor Diagiglio, che diversi anni fa ha salvato mia suocera da un aneurisma, se potrebbe esserci una predisposizione ereditaria su questo tipo di problema. Dottore? Sì, purtroppo sì. È stato isolato questo gene HLB, non mi ricordo bene, ma c'è un gene ben preciso, che è un gene autosomico recessivo. Vi spiego che cos'è. Tante volte la patologia dell'aneurisma si associa a dei reni policistici, cioè la formazione non di una cisti, ma di più cisti su tutti e due i reni, si associa a questa malformazione genetica per cui una persona è portatrice di aneurisma. Tenete presente però che molte persone, il reperto dell'aneurisma è un reperto autoptico, cioè avviene all'autopsia, lì dove è stata fatta l'autopsia, perché ci sono persone che arrivano a 80 anni, hanno l'aneurisma, ma non hanno una situazione tale per cui questo si rompe e quindi non devono essere necessariamente trasportati in ospedale per essere operati. Però è chiaro che una persona che ha avuto un aneurisma che supera i 6-7 mm con una morfologia anomala, che significa che tutto irregolare la parete di questa estroflessione della parete stessa, io consiglio sempre, soprattutto ai figli, fratelli e sorelle, di eseguire una banale angiorisonanza per vedere se in famiglia, e molte volte purtroppo è successo, ci siano altri casi di aneurisma. Una volta accertato l'aneurisma, torno a ripetere, non è che vengono operati tutti, vengono operati solo alcuni aneurismi, perché in accordo col Comitato Europeo di Neuroradiologia si è stabilito che vengono trattati gli aneurismi che superano i 6-7 mm, che hanno una dimensione che nel corso del tempo cambia nella sua morfologia. Allora, solo se superano i 6-7 mm e cambiano la loro morfologia nel corso del tempo vengono operati. Questi sono i classici aneurismi asintomatici. Poi esistono gli aneurismi sintomatici, dove esiste la prerottura dell'aneurisma, che tante volte si estrinseca con una cefalea, però state attenti, la cefalea ce l'abbiamo quasi tutti. La cefalea che deve fare sospettare e insospettire è la cefalea che determina una rigidità cervicale refrattaria a ogni tipo di terapia medica e refrattaria anche al riposo, cioè questa cefalea che non va via, che è refrattaria a tutti i tipi di terapia, accompagnata anche da vomito, con atti di vomito. Io consiglio sempre di andare in ospedale, perché tanto comunque eseguiranno subito un attacco cranio. Quindi c'è familiarità. Il nostro amico di Teramo è soddisfatto? Sì, la ringrazio, e poi volevo fare anche una riflessione, se mi era consentito. Sì. Ovviamente mi fa piacere che i pescaresi, che hanno un ottimo professionista a Pescara e da Teramano, non posso che non dire che mi fa piacere per i pescaresi, ma non per i teramani, che adesso un ottimo professionista all'alto in Teramo. Sì. Ringrazio il dottor Diagiglio della risposta.
e vi auguro una buona serata. Grazie a lei, grazie anche per questa sua riflessione. Torniamo al nostro... Non avrei mai immaginato. Non ho capito. Non avrei mai immaginato tutti... Le telefonate da Teramano. E evidentemente ha lasciato un buon ricordo. Torniamo al nostro ictus, l'abbiamo fotografato, l'abbiamo classificato, che cosa ci deve allarmare? Nel senso, stiamo per essere colpiti da un ictus, quali sono i segni, i sintomi premonitori che ci dovrebbero far capire che sta arrivando? Ci sono. Sì, ci sono tre sintomi classici. Il fatto di non muovere tutta una parte del corpo, quindi emiplegia o emiparesi a seconda dell'intensità, destra o sinistra, la deviazione della rima buccale, cioè la bocca storta a destra o a sinistra, e l'impossibilità di esprimere, di parlare, si chiama afasia. Questi tre sintomi, soprattutto se combaiono tutte e tre, io il consiglio che do è quello di portarlo in un centro più vicino, dotato di una stroke unit di primo livello, quantomeno per poter fare la terapia sistemica, ma lì dove c'è anche una stroke unit di secondo livello, quindi se la terapia sistemica fatta in maniera egregia dai nostri colleghi non sortisce purtroppo tante volte l'effetto desiderato, bisogna subito intervenire e bisogna subito preallertare l'anestesista e che il paziente va intubato, perché noi lavorando dentro al cervello è chiaro che il paziente più immobile, mettiamo a riposo anche il tessuto cerebrale, meglio è, e poi va subito operato nel più breve tempo possibile, anche se ormai il problema è vero che il tempo prima si opera meglio è, ma prima si opera meglio è, perché in realtà ogni minuto vengono distrutte più di 2 milioni di cellule cerebrali, quindi ogni minuto che noi perdiamo nel trattamento per la possibilità di poter concedere la possibilità di recupero a questi pazienti, distruggiamo 1 milione/2 milioni di cellule. Infatti abbiamo proprio una diapositiva che sintetizza bene questo concetto, time is brain, cioè il tempo è cervello, proprio per evitare questi danni. Io tra 40 secondi devo andare in pubblicità, però do spazio volentieri a questa telefonata. Pronto Rete 8? Pronto, buonasera. Sì, buonasera, da dove chiama? Da Vasto. Sì. Può fare una domanda breve per cortesia? Sì, una domanda breve, però volevo chiedere al professore che mio figlio ha avuto una trombosi della succlavia al braccio destro, e poi è stato diagnosticato con l'analisi del sangue che è un congenito. Vorrei sapere se insomma potrebbe succedere anche un ictus. Sì. Può ripetere la prima parte della domanda perché non l'abbiamo capita? Cioè, mio figlio 2 anni fa ha avuto una trombosi della succlavia, della vena succlavia, al braccio destro. Quindi può succedere che può venire anche un ictus? Perché lui è stato diagnosticato nell'analisi del sangue che è congenito questa... Sì. Questi crumi di sangue che si formano. Sentiamo il dottor D'Egidio. Non lo so se. Allora, la succlavia. Compatibile a questa cosa. Sì, sentiamo la sua risposta. Dalla succlavia destra origina anche la carotide destra. Bisogna vedere a quale livello c'è questa trombosi. Io penso che sia l'origine all'osteo della succlavia, quindi va visto bene, andrebbe fatto anche un esame di secondo livello, tipo una Jotac. L'ha fatto. Cioè praticamente si era alzato l'HAC, il lupus, come si dice, all'analisi del sangue. Si è alzato, signora, scusi? Il risultato è l'HAC alto, l'HAC, non so che cosa sia questo. Va bene, signora, senta, facciamo così. Sì. È molto importante capire a che livello è la stenosi della succlavia, della sua o del marito? No, del figlio. Del figlio. Però suo figlio quanti anni ha, signora? Sta in cura ancora? Quanti anni ha suo figlio, signora? 44. Signora, le posso fare una domanda? Sì. Suo figlio non è che soffre di arterite? Che cosa significa? L'infiammazione delle arterie, perché a 44 anni probabilmente c'è una patologia di fondo, è chiaro che è su base congenita, che è l'infiammazione delle pareti delle arterie. E quindi cosa dovrebbe fare? No, sta in cura? No. Bisognerebbe vedere gli esami del sangue e vedere questa angiotac. Se lei vuole mi trovi in ospedale a Pescara, mi venga a trovare. Dice, sono quella telespettatrice di Vasto che ha chiamato durante la trasmissione di Pescara, quello
L'ospedale civile. L'ospedale civile, signora, uno ce n'è. Ho capito. Se vuole mi viene a trovare, io sono a sua disposizione. Quando vuole? Sì, io vorrei venire perché mio figlio che. Perché lui ha sempre paura. Il dottor De Gi. Perché praticamente dice che è stato solleticato questa trombosi dal lavoro, perché lui lavora in fabbrica. Quindi praticamente all'improvviso è avuto questo gonfiore del braccio destro e non l'avevo manco capito, tra virgolette, avvasto, ma poi facendo l'anciotà che vi ha discorrendo e hanno visto. Certo. Allora, signor, resti un attimo in linea perché il dottor Di Egidio le vuole fare una domanda, poi io devo andare tassativamente in pubblicità. Prego, sì. Dottore. Lei il braccio lo sente freddo, suo figlio, la mano? No, ora è ritornato bene. Cioè, praticamente ha sempre paura. Ho capito. Questa paura che dice, come è venuta all'improvviso questa trombosi, dice, dovesse fare che mi prenda anche la parte sinistra. E insomma mi va al cuore, non so, certo. Praticamente okay. Dice allora. Che il sangue è denso, praticamente, è risultato un sangue che è congenito. Sì. Allora signora faccia così, vada a trovare il dottor Di Egidio all'ospedale di Pescara, chiami prima naturalmente, sì. Verifichi che c'è, può chiamare anche a Rete 8, io sono a sua disposizione, darò le indicazioni per indirizzarla alla radiologia, ma comunque lo trova, la radiologia dell'ospedale civile di Pescara trova il dottor De Gidio, è a sua disposizione. Io la devo salutare, 2202, devo andare in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Rieccoci di nuovo in diretta da studio per la seconda, naturalmente ultima parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile dedicata all'ictus. Ne stiamo parlando con il nostro ospite, il dottor Vincenzo Di Egidio, direttore dell'unità operativa complessa di radiologia e neuroradiologia vascolare e interventisti ospedale civile di Pescara. Prima della pausa pubblicitaria avevamo messo in evidenza quanto importante sia intervenire prima possibile. C'è una, se c'è una finestra temporale per un possibile intervento, racchiusa in quante ore? 1, 2, 4, 5, 6, dottore? Allora, da 0 fino alla quarta ora e mezza dell'insorgenza dei sintomi, la terapia indicativa, la terapia di elezione, la terapia medica, che viene fatta nei centri stroke unit di primo livello, viene eseguita dai neurologi, dove l'esame di prima istanza è un attack basale che deve non evidenziare la presenza di sangue, perché può essere pure che il paziente sia emiparetico, afasico, perché ha avuto un ematoma intraparenchimale e quindi non può essere sottoposto a questa terapia. Ma fatta l'attack cranio che risulta negativo e quindi non c'è una patologia su base emorragica, quindi non vi è la fuoriuscita di sangue, e quindi è su base ischemica, essendo su base ischemica, se entra nella finestra delle prime 4 ore e mezza può eseguire la terapia sistemica con l'Actilis che viene eseguita in tutte le stroke unit di primo livello. Se viene dato un punteggio, cioè tot punti corrisponde l'emiplegia, cioè non muovere un lato o una parte di questo lato, tot punti è la deviazione della rima buccale, altri tot punti e l'afasia, in maniera tale che noi possiamo parlare da un centro all'altro anche in Abruzzo, dove dicendo l'NIH, che è la scala, quanti punti ha, se è sopra 6-7 punti l'invalidità può essere arruolato al trattamento e per via endovenosa e per via sistemica. Noi adesso faremo vedere delle diapositive dove ci rendiamo conto che il tempo è importante nella salvaguardia delle cellule cerebrali, naturalmente anche nel trattamento. Però esistono delle riserve che il buon Dio ci ha dato, le riserve corticopiali, che permettono in tutti i modi di poter preservare il cervello, cioè quella parte del cervello si dice che è in sofferenza ma non è ancora ischemica, quindi è ancora recuperabile e si chiama penombra. Quello invece che è il core ischemico è il tessuto che oramai è danneggiato e non potrà più essere recuperato. Vediamo le diapositive che abbiamo preparato. Vabbè, e questo sono era adesso 0,3, adesso è fino a 4 ore e mezza. Andiamo avanti con la prossima diapositiva. Questo viene scelto. Il problema di fondo è che noi in tutti i trattamenti dell'ictus eseguiamo uno studio pre su base funzionale
Cosa significa? Che noi andiamo a tastare la funzionalità del cervello. Che significa? Che noi dobbiamo evidenziare, quantificare la parte del core ischemico, quello bianco che noi vediamo su quella risonanza eseguita, per vedere quanto è estesa l'area ischemica. Se l'area ischemica supera un terzo del territorio di irrorazione dell'arteria da cui dipende, non c'è più indicazione a nessun tipo di trattamento, perché la possibilità della riconversione emorragica, cioè se noi riapriamo quel vaso, essendo un'ischemia estesa, la possibilità che quel tessuto si infarcisca di sangue una volta riaperto il vaso è altissima, e quindi invece di produrre un beneficio creiamo un danno sul danno. Se andiamo avanti ci avrebbe essere anche... Questo è un video per far capire l'accesso. Come noi arriviamo al cervello. Voi. Sì, noi pungiamo un'arteria a livello dell'inguine, navighiamo in aorta prima discendente, poi ascendente, poi entriamo, neuronavighiamo nei vasi all'interno delle due carotide per arrivare lì dove è occluso, e attraverso due sistemi, uno è uno stent retriever che tende a portare via il trombo, e l'altro la tromba aspirazione con un catetere portante, e rimuoviamo la causa dell'occlusione a livello del vaso. E c'è da dire che il percorso, il tragitto continua per arrivare al cervello. Al cervello, noi abbiamo reso è più semplice possibile per far capire vediamo, che cos'è un'angiografia. Esatto, vediamo un primo caso come è stato trattato con la metodica endovascolare. Allora, andiamo in alto da sinistra verso destra, la prima in alto a sinistra è un cateterismo selettivo della carotide interna di sinistra, dove si vede una parte completamente occlusa, che è la parte distale dell'arteria cerebrale media, cioè manca proprio un pezzo di quella linea nera per capirci. Se voi guardate in alto a destra, vedete che c'è una specie di filo metallico che si chiama stent retriever, che poi in basso a sinistra è quello che noi portiamo fuori con il trombo, quello rosso è un trombo di natura rossa. Che sarebbe la foto centrale. La foto centrale in basso a sinistra, sì. E poi abbiamo il controllo angiografico con la completa riapertura, guardate in alto a sinistra e in basso a destra, prima mancava un pezzo, in basso a destra è completamente vascolarizzata l'arteria cerebrale media di sinistra, e quindi abbiamo rifornito quella parte di cervello che era in sofferenza ma non è ancora ischemica della quantità e di ossigeno e di glucosio di cui vive tutte le cellule cerebrali. La interrompo un attimo, anche se sta facendo un intervento delicatissimo, perché do spazio volentieri a questa telefonata. Pronto, Rete 8? Pronto, buonasera. Sì, buonasera, da dove chiama signora? Chiamo da Chieti. Prego, buonasera. Sì, buonasera, senta, io volevo porle una domanda. No, a me, al dottor De Giglio. Sì, al dottor De Giglio. Sì. Posso? Certo, è tutto suo. Allora, io volevo chiedere se la vaccinazione anti-influenzale può provocare un ictus che in una persona che già alla predisposizione. Sì. Le posso fare una domanda? Sì. Predisposizione in che senso, signora? Nel senso che già questa persona aveva avuto delle ischemie. E, dopo una vaccinazione antinfluenzale ha avuto un ictus un po' leggero. L'anno successivo, non essendoci accorti che era stato quello, ha rifatto un'altra vaccinazione, questa volta è stata abbastanza devastante, e quindi è sfociato in una fasia, una emiparesi, e tutto quello che ne consegue, insomma, dopo una vaccinazione antinfluenzale. Io la ringrazio, signora, perché lei ha fatto una domanda di una profondità e di un'intelligenza tale, notevole, adesso io lo spiego perché. Allora, detta così d'amblè, la vaccinazione non provoca mai ictus, sì. Però tenga presente che negli ultimi studi americani che sono stati fatti, qualsiasi placca aterosclerotica, qualsiasi trombo, qualsiasi embolo ha una genesi infiammatoria, cioè noi durante i trattamenti di disostruzione durante l'ictus, una fase sia acuta che iperacuta, somministriamo il cortisone. Sa perché somministriamo il cortisone? Il cortisone è famoso per essere un antiedemigeno, un antinfiammatorio, perché la genesi della formazione sia del trombo che dell'embolo è stato visto nei grandi centri dell'Oklahoma di anatomia patologica avere una genesi su base infiammatoria.
facendo una vaccinazione, siccome sono 2 anni di seguito, il padre, se non ho capito male, il figlio, no, il mia figlio, mamma, ah, sua madre, sì. Siccome sono 2 anni di seguito che succede questo, tenga presente che la vaccinazione non è altro che un'inoculazione dei virus per far sì che il nostro organismo produca degli anticorpi in maniera tale che non venga poi a contatto con il vero virus. Vabbè, c'è tutto un meccanismo che anche lì una base, una genesi in parte anche infiammatoria. Quindi noi, avendo avuto questa alta percentuale, questa è una teoria che mi è venuta in mente adesso e che avevo visto proprio 3 giorni fa uno studio del genere, quindi la ringrazio perché mi si è come acceso una lampadina da questo punto di vista, è probabile che il vaccino antinfluenzale non è che ha causato l'ictus, perché se no trasmettiamo un messaggio, take home message, che sia il messaggio più sbagliato in assoluto. Le vaccinazioni vanno fatte, punto, soprattutto nelle persone a rischio, perché poi si incappa in altre problematiche di notevole importanza. Lo so, però a questo punto mi pento di avergliela fatta fare la vaccinazione. Quanti anni ha la mamma? Mia mamma ha 96 anni. Ecco. Ma penso che abbia altre... Però vivere con questa fascia, con non riuscire a deglutire, non riuscire a parlare, insomma, è veramente... Certo, anche se ha 96 anni, perché lei col cervello cioè lei capisce tutto. E non può parlare, certo. Quello. Ma questo è successo di notte? Cioè al risveglio se ne è accorta? Allora, la prima volta al risveglio, sì. La volta successiva io non c'ero. E è successo piano piano, cioè ha cominciato piano piano ad avere le varie problematiche. Facendo un attack non ho visto niente, poi facendo una risonanza magnetica si è visto tutto, insomma, ecco. Va bene. Senta, se vuole io sono a sua disposizione, però è chiaro che adesso un minimo di riabilitazione la mamma, considerando sì, che la anche sta facendo, sta facendo la logopedia, sta facendo riabilitazione, viene seguita dal Don Orione di Pescara. Perfetto. Che sono veramente molto bravi. Sì, è vero. Però più di questo non, grazie. Non si possa fare. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Arrivederci. Grazie alla signora. Arrivederci. Bocca al lupo per la mamma. Complimenti al dottor Di Egidio per aver tirato fuori una domanda a una risposta che non era sicuramente facile, una domanda così complicata. Torniamo alla nostra metodica, andiamo avanti con le diapositive perché l'intervento che stavamo facendo vedere i nostri telespettatori non era affatto finito. Dottore. E infatti la dimostrazione di quello che vi dicevo prima è legato proprio a queste due immagini in basso, una a sinistra dove si vede del verde e uno in basso a destra che si vede il rosso. Cosa rappresentano? Il verde è il tessuto cerebrale che è in sofferenza ma che può essere ancora salvato, in basso a sinistra. In basso a destra il tessuto rosso è tutto tessuto necrotico che non può essere più salvato. Quando avviene, dopo uno studio funzionale, si chiama perfusion TC, delle immagini del genere come in basso a destra, non si può più fare nulla, perché se noi andiamo a riaprire quel vaso, tutta quella zona rossa si infarcisce dal punto di vista emorragico. Andiamo avanti con le diapositive, andiamo alla prossima, eccola qua. E questo è un caso che racchiude tutto, vedete in alto a destra c'è l'occlusione dell'arteria cerebrale media, a metà, sempre in alto, vi è l'area verde che mette in evidenza il tessuto di penombra che potrebbe essere recuperato, la parte, il nidus centrale e il piccolo core ischemico. Viene riaperto quell'arteria, in basso a destra vedete il controllo TC con una sfumata ipotensità in sede temporo-occipitale di sinistra, cioè in basso a destra, che è l'esito di quello che comunque doveva rimanere, che corrisponde a quel piccolo nidus rosso che è il tessuto ischemico che noi purtroppo oramai non possiamo più salvare. Dopo quanto tempo che vi era arrivato, che aveva accusato il malore? Questo siete paziente intervenuti? È arrivato, mi sa, in quinta ora. Quinta ora. Però mi sa che abbiamo un caso dove c'è scritto sì. Proprio l'orario. Andiamo avanti con le nostre diapositive, dovremmo vedere un altro caso, è questo, dottore? E questo era quello di prima, vedete in alto a sinistra quella specie di coda di topo che va come uno sbuffo in alto, è l'occlusione dell'arteria cerebrale media. Sembra una coda di topo, ma lì si è chiusa l'arteria cerebrale media con tutto quello che comporta. Noi neuronavighiamo la diapositiva centrale fino a che non riapriamo completamente. Guardatela in alto a sinistra e in alto a destra. La chiuso ed è completamente riaperto, con una circolazione notevolmente molto più fluida, molto più ricca.
tempo passa, il tempo è prezioso anche per la nostra trasmissione, andiamo avanti perché abbiamo preparato un altro caso sicuramente più complicato. E questo è un caso completo che abbiamo racchiuso, una paziente di 65 anni, abbiamo l'emiplegia sinistra, cosa significa? Che non muove tutto il lato di sinistra, abbiamo la deviazione dello sguardo verso sinistra e la parese è facciale. Andiamo avanti. E quel tondino rosso e quella linea bianca significa che lì vi è il ristagno di sangue, si chiama iperdensità della cerebrale media di destra. Perché è bianco? Perché vi ristagna il sangue e quindi alla scansione TAC appare come un'iperdensità, una struttura lineare bianca. Significa che quel vaso si è occluso. Avanti. In alto a sinistra vedete lo studio funzionale che mette in evidenza il piccolo core ischemico, quell'area rossa, circondata da tutto quell'alone verde che è l'area di penombra che può essere salvata. L'angiotac in basso a destra conferma, guardate sulla vostra sinistra, manca completamente il vaso rispetto a destra, andiamo avanti, e qui abbiamo un caso molto particolare dove vi è un'occlusione, tandem viene chiamato in gergo, tra la carotide interna. Tenete presente che l'ictus origina da un'occlusione che parte dalla carotide interna, dalla biforcazione carotidea, quindi tutte le stenosi più o meno emodinamicamente significate da carotide, fino ad arrivare al circolo intracranico. Infatti qui vi era una stenosi della carotide in basso a sinistra all'origine e un'occlusione di tutta la carotide interna nel tratto intracranico, tutte e due cerchiati, sia la carotide interna all'origine in basso a sinistra e a sinistra, e sia tutto il sifone carotideo a destra. Andiamo avanti con le diapositive. E infatti noi eseguiamo questo cateterismo selettivo dove cateterizziamo la carotide comune, avanti. Vedete quella linea nera che rimane, quello è il mezzo di contrasto che ristagna, in quanto essendo occluso in alto non può andare in maniera centrifuga il sangue, cioè verso la periferia, avanti. E noi neuronavighiamo, vedete quel filo che arriva fino a dentro, quella sembra come la palpebra, noi stiamo neuronavigando all'interno dei vasi, avanti, e quello è la sede dell'occlusione, con lo stent retriever noi cerchiamo di aspirare il trombo, di rimuoverlo, avanti, vedete che si comincia a rivedere tutto quello che prima non si vedeva, cioè tutto il sifone carotideo, avanti, è completamente riaperto. Quindi noi abbiamo dato la possibilità a questo paziente di poter riaprire completamente tutto il sifone carotideo e quindi dargli la chance a quell'area che viene chiamata penombra, quell'area verde, di poter riacquistare la sua funzione vitale. Le chiedo anestesia totale. Tutti i pazienti. Tutti i pazienti in anestesia totale, c'è una durata media di questo tipo di intervento? Da un'ora a quattro ore. Da un'ora a quattro ore. Rischi e complicazioni che affrontate? Lo studio funzionale eseguito sia con la TC che con la risonanza magnetica per quantizzare sia il core ischemico, cioè sia la parte che non viene recuperata, sia la parte che potrebbe essere recuperata, evita la complicanza maggiore che la riconversione emorragica. Voi dovete immaginare il tessuto cerebrale come un tessuto di natura gelatinosa, dove se sta andando incontro a morte quel tessuto diventa come una poltiglia gelatinosa, proprio quasi acqua. Se noi riapriamo il vaso che era prima chiuso, questo sangue arriva e si infarcisce, ci rimane tutto infarcito il tessuto cerebrale, quindi comunque noi invece di dare la possibilità di irrorare quel tessuto cerebrale lo abbiamo finito a compromettere con l'infarcimento emorragico. Ecco perché io a tutti i miei collaboratori dico sempre che lo studio pre-trattamento è lo studio più importante, lo studio che fa fare il 70% della riuscita, del successo del trattamento. I rischi sono legati ai rischi normali di una rottura del vaso durante la procedura operatoria e quindi con l'emorragia, oppure il fatto che non si riesce tante volte ad aprire questi vasi, perché i risultati migliori si hanno quando si associa sia la terapia medica sistemica, quella entro le 4 ore e mezzo, insieme alla terapia endovascolare di tromboaspirazione con lo stent retriever. Che percentuale c'è di recidive in questi casi? Si chiama retrombosi, è bassa però c'è, perché tante volte ci sono delle patologie che prima venivano misconosciute, come Cassano ha avuto l'ictus che aveva il forame ovale pervio, quindi creava una turbolenza. Ne ho parlato qualche settimana fa di forame ovale pervio. Forame ovale pervio, sembrerà una cosa strana, ma viene trattato dai cardiologi in urgenza, comunque nel più breve tempo possibile, perché è una delle principali cause di ictus su base ischemica. Quindi l'abbiamo detto.
Senta, abbiamo preparato un'altra diapositiva con dei risultati anche per far capire che cosa si ottiene da un punto di vista pratico da queste metodi. Ah, eccolo qua, questa... abbastanza complicata. Questa tabellina adesso lei ce la deve spiegare e illustrare naturalmente. Allora, fino al 2014 noi eravamo iscritti a un registro endovascolare stabilito dal Ministero della Salute. Noi, che significa? Io non faccio mai, non mi faccia fare distinzioni tra Teramo e Pescara. Ho capito, però. Lì era Teramo, però. Lì era Teramo. Teramo, sì. E quando io col dottor Fuschi eravamo gli autori fondamentali di questo trattamento, e noi eravamo, come può vedere, al primo posto c'era il Careggio, il mio amico Salvatore Mangiafigo, al secondo posto c'era l'ospedale di Modena con il mio amico Stefano Vallone e al terzo posto, c'era Teramo. Incredibile ma vero, c'era l'ospedale di Teramo. Tenga presente che quella tabella non è stata fatta da noi, ma è stata fatta dal Ministero della Salute dopo che noi avevamo mandato i casi che dovevano essere validati sia dal neurologo che dalla direzione sanitaria, e poi c'era un comitato scientifico che aveva sede a Firenze che li valutava e li metteva quelli che avevano, dove non c'era stata una mortalità né perioperatoria né complicanze a distanza, tutte quelle procedure che lei vede scritto lì sono tutte procedure che sono state risolte nel migliore dei modi, e noi fino al 2014 a Teramo eravamo al terzo posto. Questa è una diapositiva tipo vintage, io la chiamo. Deve ottenere gli stessi risultati. Ce l'abbiamo a Pescara, ce l'abbiamo, fra un po' uscirà questa diapositiva, la prossima volta che lei avrà l'accortezza di rinvitarmi. La reinviteremo. Quando invece non si può ricorrere alla metodica endovascolare e si deve far ricorso alla chirurgia? È solo per le stenosi carotidee, cioè la chirurgia nel tratto intracranico non ha nessuna possibilità di intervento. L'unica vera collaborazione con una buona chirurgia vascolare in una stenosi carotidea importante, preocclusiva, dove quando a noi però ci arriva nella fase iperacuta noi li trattiamo con lo stent, però lì il chirurgo ci potrebbe essere di aiuto con una TEA, con un intervento tradizionale di disostruzione della carotide interna all'origine. È importante anche quello. Tempi di recupero legati anche alla riabilitazione sono, immagino, legati alla gravità del caso. Eh sì, la riabilitazione, io dico sempre che il successo dell'ictus non è mai il successo di chi interviene, è il successo di un pool di persone, di un'equipe ben assortita, dove hanno tutti, io dico sempre, l'ho detto fino a questa mattina, io non sto davanti agli altri, pur essendo sia capo dipartimento che primario, ma sto dietro a tutti, perché devo assicurarmi che tutti vadano nella stessa direzione e soprattutto hanno lo stesso passo, ma soprattutto parlano la stessa lingua. Quindi... La interrompo perché ho una telefonata e chiedo al telespettatore e alla telespettatrice di essere brevissima perché sono veramente quasi in chiusura di trasmissione. Buonasera, da dove chiama? Pronto? 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 Sì, buonasera, da dove chiama? Io chiamo da Macerata. Sì, da Macerata. Sì, faccio la domanda, veloce. Sì, grazie. Niente, è caduta la linea. Allora, siamo in chiusura, quanto conta la prevenzione anche per rispondere e ricollegarci alla domanda che aveva fatto il nostro telespettatore da Sulmona, anche per evitare un ictus, la possibilità, il rischio di avere un ictus? Esistono due forme di prevenzione, una primaria e una secondaria, sono importanti tutte e due. La cosa più importante è lo stile di vita, non c'è niente da fare, le persone, anche se io ho visto che si sta abbassando notevolmente l'insorgenza dell'ictus nelle persone giovani per l'assunzione di sostanze stupefacenti, la cocaina è quella che se uno ha un aneurisma congenito ed è giovane, l'aneurisma non si romperà mai a 20 anni, 25 anni, i casi che noi abbiamo trattato sono proprio i ragazzi che fanno uso di eroina e cocaina miscelati insieme e l'aneurisma si rompe, in quel caso è quasi matematico che arrivano con un'emorragia cerebrale o con una patologia tipicamente ictale. Grazie al dottor Vincenzo D'Egidio, la inviteremo ancora quando ci porterà risultati importanti ed eclatanti al reparto che dirige a Pescara. Dottor Vincenzo D'Egidio, direttore dell'unità operativa complessa radiologia e neuroradiologia vascolare interventistica ospedale civile di Pescara, con lui abbiamo parlato di ictus, grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa trasmissione, Francesco Specchiulli in regia, Andrea Di Fabio in post produzione, grazie a voi telespettatori.
Con voi ci vediamo giovedì prossimo e parleremo di pronto soccorso, quando sì e quando no, trasmissione utilissima per cercare di evitare gli affollamenti nel pronto soccorso, soprattutto quando i malori, le patologie non sono, diciamo così, trattabili proprio in un pronto soccorso. E avremo il direttore del più importante pronto soccorso, non soltanto della nostra regione, ma anche del centro sud Italia, il dottor Alberto Albani, che è il direttore del pronto soccorso di Pescara. Invece con Medicina Facile ci vediamo domenica alle 12.45 e alle 20 e parleremo di aneurismi della aorta addominale, dai sintomi agli interventi. Ci dirà tutto la dottoressa Mirta Dorazio, responsabile della chirurgia vascolare della Casa di Cura Pierangeli di Pescara. Io vi ringrazio per aver seguito anche questa puntata di Pronto Medicina Facile. In chiusura vi ricordo sempre che se tenete alla salute, questa è la vostra trasmissione. Ci vediamo giovedì prossimo 21.30. Grazie, buonanotte.